Qual è il bilancio di questa tre giorni di esercitazione? Ma sicuramente un bilancio molto positivo, perché quando il sistema di protezione civile si addestra, quando testa la sua pianificazione, emergono una serie importante di criticità naturali e fisiologiche che debbono essere prese in carico, chi per un verso, chi per un altro, ovviamente per livelli di responsabilità. Quindi un bilancio molto positivo, la Regione Abruzzo ha partecipato in maniera molto importante a questa simulazione, era importante farlo anche per dare alla cittadinanza di Monte di Procida la sensazione di essere veramente assistiti e presi in carico appunto dall'Abruzzo nel malaugurato caso si verifichi una eruzione del vulcano dei Campi Flegrei. Sono emersi dei punti critici, degli aspetti che vanno rivisti? Certamente, vanno rivisti alcuni, ma soprattutto approfonditi. Certamente ci sono delle criticità importanti che vanno ben analizzate, soprattutto quella che riguarda queste aree, che sono le aree di incontro, cioè dove i cittadini vengono presi in carico dalla regione ospitante, no? E lì ovviamente dobbiamo lavorare molto sull'anagrafica, anche sulla classificazione per nuclei familiari, per capire poi dove poter sistemare queste famiglie. Ciao Abruzzo! Grazie.